Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Momento clou della settimana dell'artigianato è l'annuale premiazione dei maestri artigiani, dei dirigenti e dei pensionati benemeriti. Esempio per i giovani e orgoglio dell'associazione, la Confartigianato Vicentina, che da sempre cerca di guidare con idee, progetti e risposte quotidiane la crescita del settore. L'impresa è la loro vita. Al fianco hanno sempre una famiglia che, quando non è direttamente coinvolta nell'attività produttiva, è comunque partecipe dei problemi come delle soddisfazioni. E poi è grazie ad imprenditori come questi che, attraverso il trasferimento della cultura imprenditoriale, il territorio, anno dopo anno, si arricchisce di nuove aziende, create nella maggioranza dei casi dai collaboratori più attenti e ambiziosi. Per questo, loro sono i maestri artigiani. Ad assegnare annualmente questo titolo è la Confartigianato Vicentina, nell'ambito della cerimonia MAB, giunta alla 50ª edizione. Come associazione lo consideriamo l'appuntamento che, ancora oggi, meglio rappresenta il mondo dell'artigianato vicentino. Tanti e tali sono i valori che esso racchiude e trasmette all'intera comunità provinciale. Valori che, quasi per paradosso, proprio la crisi ha fatto riemergere in tutta la loro importanza. In primo luogo i valori umani, perché il concetto del lavoro all'interno di un'impresa artigiana è antico e moderno al tempo stesso, è connaturato all'uomo e dunque molto più all'avanguardia rispetto a tutte le discussioni politiche e contrattuali che abbiamo ascoltato sull'articolo 18. L'Italia produttiva è fatta di micro e piccole imprese, il 95% del totale, dove imprenditori e collaboratori condividono lavoro e storie familiari. Se ci avete fatto caso, nelle tremende lettere lasciate da quei colleghi imprenditori che a un certo punto non ce l'hanno fatta più e hanno detto addio al mondo, la loro prima preoccupazione era quella di non riuscire a pagare il proprio personale. Era lo spettro di dover lasciare a casa uomini e donne che a loro volta avevano mutui, spese da pagare, figli da mantenere. Non serve e non è giusto sfruttare a fini retorici testimonianze così drammatiche, ma è sacrosanto additarle a esempio di cosa vuol dire, per gente come noi, assumersi un impegno ed una responsabilità. Dal palco della fiera, che ha ospitato la cerimonia, il presidente di Confartigianato Vicenza è tornato a denunciare l'assenza di una reale attenzione verso le piccole imprese. Malgrado il susseguirsi di riforme e annunci, fare impresa oggi in Italia significa muoversi lungo un sentiero pieno di ostacoli, soffocato dalla più ottusa delle burocrazie, dalla perdurante difficoltà a ottenere credito e quindi ad investire. Un sentiero gravato da ogni sorta di oneri, di normative, cui si sovrappongono altre normative, magari contraddittorie rispetto alle precedenti o ancora più confuse. Tutte storture e incrostazioni che risultano tanto più pesanti in quanto incidono su una realtà artigiana alla quale spesso vengono chiesti adempimenti ancora tarati sulla dimensione industriale. Non possiamo non rilevare il persistere di meccanismi tanto complicati e assurdi quanto costosi, come ad esempio il SISTRI, un sistema nato per tracciare i rifiuti prodotti e che provoca però soltanto spese e confusione. Attesa è una politica economica che sostenga il mondo produttivo, chi lavora e dà lavoro, cominciando con l'introdurre maggiori liberalizzazioni in settori e mercati finora risparmiati da effettive manovre riformatrici. Parlo dell'energia, del sistema bancario e assicurativo, di trasporti e servizi pubblici, di tutte quelle voci che rendono estremamente ardua, quando non impossibile, la nostra competizione con le aziende estere. Nell'occasione è stato ricordato il presidente onorario Pierluigi Tapparo, scomparso l'estate scorsa, un collega che dedicò la sua vita anche a svariate attività sociali. Per celebrarne la memoria, Confartigianato, sapendo dell'attenzione che egli ebbe tra l'altro per il mondo degli scout, ha deciso di contribuire ai lavori di ristrutturazione della base di Costigiola a Monteviale, dove un'aula avrà il suo nome. Tra scroscianti e meritati applausi sono stati insigniti del prestigioso titolo di maestri artigiani Tiziano Calearo, falegnameria ad Arzignano, Gianfranco Dalla Costa, impresa edile a Enego, Domenico Dal Maestro, impianti elettrici Malo, Loris Di Qui Giovanni, termoidraulica Cornedo Vicentino, Gianpaolo Filippin, parrucchiere di Cassola, Aurora Lago, parrucchiera a Rosà, Giuseppe Menti, officina meccanica Sarego, Benvenuto Scalzotto, manutenzione macchine Lavasecco, Sovizzo, Saverio Stocchero, insegne luminose Marostica, Giovanni Vescovi, falegnameria Asiago.
titolo di maestro artigiano ad honorem al terziario francescano missionario Tiziano Zanella, che in Kenya, a Sultanahmud, ha promosso la realizzazione di strutture per l'accoglienza, la formazione professionale dei giovani e l'assistenza sanitaria. Per la straordinaria dedizione dimostrata nell'esercizio di ruoli e attività associativi, sono stati proclamati i dirigenti artigiani benemeriti Aldo Lovato, produzione serramenti ed infissi Arelcoaro, Raffaella Marcolini, parrucchiera Montecchio Maggiore, Giovanni Serafini, parrucchiere di Chiampo, e pensionati artigiani benemeriti Giuliana Crestani, tessile a San Giuseppe di Cassola, e Giovanni Rossetto, linotipista a Vicenza. Il design, come elemento di successo del prodotto, è stato il tema quest'anno del premio Imprenditore d'Eccellenza, riconoscimento assegnato a Gianfranco Mioli, titolare della ditta artigiana Arredi Artesi di Altissimo. I premi fedeltà all'impresa, destinati poi ai dipendenti di aziende artigiane che negli anni si sono distinti per attaccamento al lavoro e all'azienda di appartenenza, sono andati a Graziano Castagna di Arzignano, Bruno Marangoni di Barbarano Vicentino, Claudio Nizzaro di Arzignano, Giovanni Sartori di Nove, Marco Sella di Valli del Pasubio.